TUA SPA presenta il bilancio e il nuovo consiglio d'amministrazione nella sede storica della Sangritana a Lanciano, che ha ospitato per la prima volta il TUA Day giunto alla quarta edizione. Presidente dell'azienda unica di trasporto regionale interamente partecipata dalla Regione Abruzzo è stato nominato Gianfranco Giuliante, consiglieri Barbara Petrella, Antonio Prospero, Guido Forlini ed Annalisa Bucci. Ripartiamo dai risultati raggiunti dal vecchio CDA, ha detto Giuliante, con un bilancio in attivo di 34.000 euro. È stato un anno difficile, ha detto, per il taglio dei contributi statali. Per realizzare nuovi servizi e migliorare quelli esistenti sarà necessario integrare le risorse con i fondi europei. Presentiamo un bilancio inutile, un bilancio che nasce un anno difficile con un consiglio di amministrazione che è quello che ci ha presieduto e di cui ho fatto parte per gli ultimi mesi, e crea le condizioni, i risultati, creano le condizioni, i risultati raggiunti per aprire delle prospettive strategiche importanti, per cercare nel breve, nel medio e nel lungo periodo di ridisegnare quello che è un settore strategico. Parlare di rinnovo della flotta significa far riferimento inevitabilmente a nuovi fondi e siccome, come sappiamo, ci sono stati dei tagli, noi pensiamo di aggredire il comparto Europa dove ci sono dei fondi, c'è la possibilità innovativa con la Dario di utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti e quindi cercheremo di trovare delle possibilità che in questo momento il bilancio non mette a disposizione per fare tutto quanto una serie di operazioni di rilancio, sia, lo ripeto, sul ferro, sia sulla gomma, sia per le infrastrutture. Alla convention ha preso parte anche il presidente della regione Marco Marsiglio, che ha lanciato un appello ai parlamentari abruzzesi affinché venga implementato il Fondo Nazionale dei Trasporti. Dovrebbe essere inaugurata una stagione diversa, ha detto, in cui si torni ad investire sul trasporto pubblico locale, indicatore del livello di civiltà di una società. Il Fondo per i Trasporti è un fondo nazionale che viene dato e ripartito poi tramite il Ministero alle regioni. Questo fondo ormai da anni viene intaccato ed eroso, questo costringe a fare opera, magari sì, sicuramente di razionalizzazione e di contenimento delle spese, ma a volte anche tagli dolorosi. E questo si riflette poi su un altro tipo di bilancio, che è quello della soddisfazione della clientela. Ecco, noi adesso dobbiamo, una volta messi a posto e in equilibrio i conti, lavorare molto di più adesso sulla soddisfazione della clientela e sul fatto che i servizi che TUA eroga ai nostri cittadini, ai nostri utenti, siano sempre più all'altezza dei bisogni di mobilità che la nostra regione vive. Naturalmente noi abbiamo qui una tradizione, siamo venuti a Lanciano apposta, che rappresenta appunto l'epicentro di una scelta lungimirante fatta ormai oltre un secolo fa, quella di investire sulla ferrovia come mezzo di trasporto. Non sono molti i territori e le regioni che godono di un patrimonio proprio appunto di strade ferrate e di treni. L'Abruzzo ce l'ha grazie a questa lungimiranza. Ecco, noi vogliamo come dire, rivivificare questa tradizione, questa intelligente intuizione, e tornare a investire sul ferro, come trasporto privilegiato, perché è il più economico, quello che trasporta con maggiore capacità di numero di passeggeri, in maniera più ecologica, perché attraverso l'elettricità non rilascia emissioni, e anche con maggiore sicurezza nelle percorrenze, soprattutto nei momenti invernali e nei tratti più difficili.